Un'altra vittoria dell'Italia, un'altra bella vittoria contro la Romania. Sì, abbiamo fatto un'altra bella gara, non è semplice affrontare questo tipo di squadre perché non li si conosce, si gioca poco contro di loro e tante volte ti lasciano anche impreparati, diciamo, possono cogliere di sorpresa. Sono stati molto bravi ad affrontarla dal primo set concentrati, peccato per il terzo che insomma è normale che ci sia un po' di adattamento al loro tipo di gioco e si perda qualche punto in più, e l'abbiamo riconquistato sicuramente con un ottimo quarto set. Ti sei fatto trovare pronto quando ti ha chiamato Bencini? Sì, io sono pronto. quando il campo mi chiama è bello ritornare e giocare. Mi sento a mio agio, insomma il gruppo lo conosco già da un po', quindi non mi sento fuori luogo, anzi. Adesso arrivano le partite che pesano, quelle che danno anche più adrenalina. Come sei curioso di vedere com'è l'Italia con la Bulgaria e Francia? Direi anche finalmente, siamo pronti, siamo venuti qua in questo europeo per affrontare le migliori, perché vogliamo dimostrare, vogliamo competere con queste squadre e il livello di pallavolo cambia, riusciamo anche ad adattarci meglio alla situazione, alla partita. Sarà emozionante, bello e che vinca il migliore. Vi ha dato una gran sicurezza l'aver conquistato subito al primo colpo la qualificazione olimpica? Beh, oltre che le sicurezze ti dà insomma una visione futura molto più programmabile, ti dà sì, consapevolezza che hai fatto una gran cosa e gli si dà il merito. È vero che bisogna tenere molto saldi i piedi per terra, perché la competizione che ci sono all'europeo insomma te le dà solo un europeo e le squadre che partecipano sono molto forti, quindi se vuoi prepararti a quello che sarà il futuro comincia proprio da qua in questo europeo.